Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Princess Castle. Io sono Erika, oggi voglio parlarvi del Revolution Pro Controller 2 di Nakon. 9 mesi fa è uscita la prima versione, ha venduto tantissimo, tipo 250.000 unità, e adesso siamo curiosissime di vedere cosa è cambiato e com'è la seconda versione. Però prima, sigla! Eccoci qua, vi faccio vedere il contenuto della scatola un attimo che lo partorisco fuori dalla custodia de plastica. Leviamo questa parte e sotto ci sta il controller. Parlo come Carla. Saluta Carla. Allora, qui non ve lo apro perché poi lo devo sistemare io. E quindi non ho voglia. Qui c'è il cavo USB normale da un lato, quello che è attaccato alla console, e anormale dall'altro. E anormale Type-C dall'altro, che va attaccato al controller. Poi trovate la pochette dove potete riporre comodamente il vostro controller, che è bellissima. C'è anche una tasca segreta dove ho messo delle cose che adesso vi faccio vedere. Questi sono dei pesi. Esci i pesi. Adesso... No, questo serve, dopo vi faccio vedere come, a aprire lo sportellino dedicato ed inserire il peso dedicato. Ce ne sono di diverse pesature. Sì, carature, sì. Questo è da 14 grammi, questa cosa minuscola. Questo è 17 grammi. E poi c'è 10 grammi che è nel controller, perché a me piace il controller leggero. Se volete, dentro ci sono anche degli adesivi e la pecetta con cui potete pulire. La pecetta. Con cui potete pulire il vostro Revolution 2. Sono magicamente comparsi degli altri controller rubati a Fiona, quello sempre molto tamarro di Fiona e quello normale di Xbox One S. Anche quello. Vabbè, va bene, sì. Un po' tamarro perché Fiona ci tiene che sia tamarro tutto. Perché sono comparsi questi due controller? Volevo farvi vedere che il Revolution 2 è piuttosto massiccio e ricorda il controller di Xbox. Tantissimo. Come vedete è opaco, è molto ergonomico, la qualità costruttiva è davvero ottima, potete anche molestare tutti i tasti. Tocca tutto. E i materiali sono veramente di ottima qualità, quindi da questo punto di vista mi è davvero piaciuto tantissimo. Per quanto riguarda i tasti, partiamo prima di tutto dalla croce direzionale. Come vedete è stata switchata di posto, gli hanno cambiato posto con lo stick di sinistra. Rispetto alla croce normale che ha solo 4 direzioni, questa è 8 direzioni. Se non vi piace 8, con il software potete farlo diventare a 4 direzioni e siete a posto. Gli stick sono veramente comodissimi, la corsa è un po' più lunga rispetto a quella degli stick, del controller di PlayStation, quello standard, il DualShock. I tasti sono un po' più grandi, così come sono più grandi, se ci fate caso, i dorsali. La corsa è anche, diciamo, un tantino più lunga rispetto a un normale dorsale del DualShock 4. Rimangono invece decisamente più piccoli i tasti dedicati alle opzioni e il tasto share. Come vi ho detto prima, non è un controller wireless, grazie alla mia preziosissima assistente. Perché ma, non hai tre mani, perché sarebbe. Ma funziona via cavo, tramite il cavo Type-C che potete inserire qua dentro. Come vedete è inserito in profondità, quindi non è superficiale. Sembra un porno, Erika. In modo che così possiate evitare di strapparlo accidentalmente, che poi state giocando e morite fortissimo perché vi si è staccato il controller. Ci sono poi, mi sono dimenticata di dirvi che ovviamente c'è l'ingresso per le cuffie. Dietro ci sono degli altri tasti a grande sorpresa. Avete queste due che sembrano le vette, ma in realtà sono 4 tasti, perché potete premerli qui oppure al centro. Poi avete il tasto per i profili, che potete impostare tramite il software, poi vi faccio vedere come si fa. Per vedere quale profilo è attivo dovete guardare questi invisibili LED, che ce ne sono 2 di qua e 2 di là. Possiamo accenderlo per vedere gli invisibili LED? Ho detto adesso che serve il cavo per usarlo. Scusa. Dietro poi avete anche il tasto mod, che vi permette di switchare su PC, perché a differenza della versione precedente lo potete utilizzare anche con il PC. Vi starete chiedendo infine come si mettono i pesi. Allora, dovete usare questo strumento del potere incredibile, inserirlo qua nella fessura e poi ruotare.
Voi ruotate, ruotate tutto. L'hai rotto tutto? No, 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 hai ruotato tutto e poi uscite il cilindro. All'interno di questo cilindro, come vedete, c'è posto volendo per due pesi, dipende quanto pesante lo volete. Io, come vi ho detto, ne ho messo uno solo, che è quello da 10 grammi. Quando avete sistemato tutte cose, lo inserite. Allora, così. E poi lo chiudete. Ovviamente la stessa operazione può essere fatta anche per l'altra parte. Grazie Piero Angela per questo chiarimento. Vi faccio ora vedere come funziona il software. Per impostare Nacon Revolution Pro Controller 2 vi serve il Revolution Software, scaricabile gratuitamente sul sito di Nacon. Due le opzioni a vostra disposizione, la modalità PlayStation 4 e quella PC. Tranquilli, le funzioni sono le stesse. Trovate prima di tutto un recap dei profili impostati, ma anche la possibilità di scaricarli dal web, di crearli ex novo o di personalizzare quelli presenti. Tra i settaggi avete la possibilità di impostare la sensibilità e la zona morta dei trigger e degli stick e di personalizzare i tasti e la croce direzionale. Attenzione però, i profili sono disponibili attivando la modalità avanzata. Come si fa? Dovete spostare la levetta mod situata sul retro sul 2. Non mancano le impostazioni generali che riguardano la vibrazione e l'illuminazione, nonché la possibilità di aggiornare il firmware di Nacon Revolution 2. Vediamo ora quali sono i pro e i contro di questo Revolution 2. Allora, prima di tutto l'ergonomia è davvero ottima, quindi non avete particolari problemi giocando, anche se giocate 800 ore a qualsiasi gioco non c'è nessun tipo di problema. Si tiene bene in mano, giusto? Si tiene bene in mano, Fiona. In più la personalizzazione che permette questo controller è davvero altissima, incluso tra le altre cose il peso. L'altra cosa che ho apprezzato tantissimo è il fatto che adesso il connettore sia Type-C, inserito come vedete in profondità. Non si vede niente, faccio La vedi la profondità? Non la vedo la profondità, ma fa niente, vai via. Va bene, fidatevi, c'è della profondità, quindi anche se lo strattonate un pochino perché siete violenti, non c'è nessun tipo di problema. Infine, il software è davvero molto intuitivo, molto semplice da installare, ma soprattutto molto semplice da utilizzare. E poi è completissimo, quindi potete davvero customizzare un po' quello che volete. Ci sono invece due piccole cose che non mi sono piaciute particolarmente. Prima di tutto sono scomparse le macro. Però questo lo possiamo da un lato giustificare, nel senso che sì, sono comode perché vi permettono così di essere molto più performanti, però è anche vero che questo permette a Revolution 2 di diventare probabilmente nei prossimi mesi un controller di riferimento anche per gli sports. L'altra cosa che invece proprio non ho apprezzato, ma forse sono io che sono anziana, è che questi piccoli LED che servono a capire qual è il profilo attivo in quel momento sono invisibili. Ci ho messo 6 anni per capire dove erano questi LED, quindi magari utilizzare questo altro LED permettendo di impostare un colore in modo da riconoscere il profilo sarebbe stata una soluzione, diciamo, più agevole, almeno per gli anziani trentenni come ormai sono io. Vecchia! E anche tu! Comprare o non comprare Revolution 2 oppure tenersi il controller classico, cioè non troppo classico, quello di Fiona che ha dei problemi di tamarretudine. Ma è bellissimo! È bellissimo! Il controller di Nacon costa 129 euro, 20 euro in più della versione precedente, però se giocate tantissimo, se ci tenete ad avere delle, diciamo, delle performance di un certo peso, non a giocare come fa Fiona, sicuramente ve lo consiglio. Quindi se siete dei giocatori davvero accaniti, cambia, bow, bow. Cambia soprattutto per via dell'ergonomia. Bow, bow. Era la carina. Io la picchio fortissimo dopo questo video. Dicevo, cambia soprattutto l'ergonomia, oltre che ovviamente le possibilità di personalizzarlo. Quindi se siete davvero dei giocatori, ve lo ripeto, accaniti, così Fiona può fare bow bow un'altra volta. Sicuramente è un acquisto che vi consiglio. Se invece siete dei giocatori occasionali, se giocate poche ore al giorno, poche ore alla settimana, probabilmente vi conviene tenere il DualShock classico. E tu hai visto delle performance migliori tue a Destiny 2? Tu mi fai le pippe a Destiny 2 da quando io ho il controller. C'è assolutamente una differenza sull'utilizzo, cioè sia per l'ergonomia appunto, sia per i tasti. È molto più comodo, tra l'altro i tasti sono anche molto più grossi e questo vi permette di premerli in modo più agevole. Quindi assolutamente, se volete avere un boost alle vostre performance, poi vabbè, se siete delle schiappe incredibili cambierà tantissimo, come un po' io in alcuni giochi, ma fa niente. Però sì,
sì, cioè se volete migliorare un po', se giocate tantissimo, è un acquisto che vi consiglio. Direi che per oggi è tutto, se avete delle domande ovviamente non esitate a lasciare dei commenti sotto il video sui social dove volete. Fiona non vede l'ora di raccontarvi tutto non quello che sa di questo controllo. Tu. E di quanto invece lei sta andando malissimo da quando io gioco col controller figo e lei col controller così normale. Ovviamente ricordatevi di iscrivervi al canale, di lasciare un sacco di like, di condividere il video. Noi ci vediamo al prossimo video, lo ridico un'altra volta. Ho detto video? Sì. E adesso vado a sfidare Fiona col controller, le faccio vedere qual è la differenza. Ciao!